In milioni in questi giorni si sono messi a diete, a volte anche estreme, che fanno male. Ne abbiamo parlato qui ad Ippocrate in una scorsa puntata, e in altrettante centinaia di migliaia di persone, per non sfigurare sulla spiaggia, hanno deciso di improvvisarsi sportivi a tutti i costi. Però ci sono le istruzioni per l'uso, per chi voglia fare questo tipo di attività. Benvenuto al professor Marcello Faina, che è il direttore del Dipartimento di Scienze dello Sport del CONI. Professore, benvenuto ad Ippocrate. Ben trovato. Allora, che cosa vuol dire? Innanzitutto una statistica che sembra entusiastica, ovvero, lo dice addirittura l'Istat, ma lo certificate anche voi come CONI, il 60% addirittura degli italiani si dichiara sportivo, nel senso che fa attività sportiva. Ma davvero 40 milioni di italiani fanno questo tipo di attività? Come tutte le statistiche vanno lette in dettaglio, l'inchiesta dice che un 60% della popolazione italiana è in qualche modo attiva, è in quel qualche modo che bisogna, sì, cioè l'inghippo. Bisogna entrare, nel senso che si parla dagli sportivi agonisti nel vero senso della parola, cioè che sono codificati e inseriti in un contesto sportivo federale o degli enti di promozione, a coloro che magari una volta alla settimana fanno la loro bella passeggiata salutare in villa o portano a spasso il cane. Quindi in qualche modo sono attivi, però con una grande varietà. Sarà la statistica, è la storia dei due polli del pollo diviso a metà, che invece insomma era solo un fatto comunque, statistico. È comunque un'informazione importante, perché significa che nel 60% della popolazione c'è una sensibilità. Ci dovremmo, più che interpretare bene questi dati, ci dovremmo preoccupare di quel 40% che invece, che non fa niente. E però, sempre restando a questo 60% di persone che in qualche modo sono convinte di fare un'attività sportiva, per carità, come ha detto Faina, meglio fare quel poco che non fare niente. Però, professore, fare quel poco può darci la sensazione, per esempio, se io porto a spasso il cane, insomma, mi muovo, ma non sto facendo certo un'attività sportiva, ma se in me c'è la certezza mentale che mi autoassolve poi quando mi metto a tavola, quando mangio due gelati, quando esagero nell'alimentazione perché faccio attività sportiva illudendomi, faccio un danno a me stesso? In qualche modo sì, intanto precisiamo che stiamo parlando di attività fisica e non di attività sportiva, che è un settore ben preciso, certo. Quindi parliamo di attività di movimento, certo. Benissimo. E in qualche modo sì, perché per ottenere dei benefici dall'attività fisica, anche fatta solo a fini salutistici o per il tempo libero, bisogna comunque seguire alcune regole base, che sono la quantità opportuna, l'intensità opportuna, la progressione, per cui una sola mezz'ora alla settimana, ora alla settimana, non è sufficiente a dare nessun beneficio sensibile al nostro organismo in termini di adattamenti positivi. Quella mezz'ora o l'oretta alla settimana che scapoli contrammogliati si fa sul campetto di calcio, appunto col calcetto, anche quel tipo di attività, che rischi può proporre in persone che appunto per altri sei giorni invece sono abituati a fare una vita sedentaria, una vita d'ufficio? Il rischio che corre chiunque che si mette a fare una qualsiasi cosa della nostra vita per la quale non è abituato, che non è abituato a fare, da riparare il rubinetto di casa che rischia di allagare a casa e così via. E i rischi sono sostanzialmente di due grandi famiglie. Uno, rischi importanti, cioè se uno fa dell'attività fisica senza aver valutato prima il suo stato di salute, potrebbe andare incontro, specialmente in alcuni tipi di attività fisica, a cose serie. Gli altri, che sono le cose più frequenti e normali, sono legati ai traumi, ai dolori muscolari, a tutte quelle piccole cose, tutto sommato gestibili in più o meno brevi tempi, sì, certo la frattura richiede qualche tempo un po' più lunghi, eccetera, che sono tutti legati in qualche modo alla scarsa abitudine, cioè allo scarso allenamento a fare uno sforzo fisico. Peraltro ANIFA, che è l'associazione che raggruppa le varie industrie farmaceutiche che producono i cosiddetti farmaci da banco, cioè quelli che possiamo prendere in farmacia col consiglio del farmacista ma senza la prescrizione del nostro medico,
fa sapere che contro tutta una serie di problematiche che possono capitare proprio facendo questo genere di attività sportiva, insomma senza grandi preparazioni, eccetera, alla distorsione, al trauma, all'arrossamento, all'escoriazione e così via, insomma si può anche ricorrere a questo tipo di prodotti. Certamente sì, quando noi abbiamo ben chiaro che stiamo parlando di una situazione d'urgenza ma non di emergenza, quindi certo. Non una situazione grave che richiede sicuramente l'intervento del medico, e quindi quando si è capaci, anche perché magari istruiti o preparati prima, a saper discernere queste situazioni, sono situazioni che almeno nei primi 2-3 giorni possono essere affrontate con una sorta di automedicazione. Poi che... però se dopo 3-4 giorni vediamo che il dolore non ci passa, che anzi peggioriamo in qualche modo, è necessario assolutamente rivolgersi al medico. Una cosa molto interessante che vorrei, professore, me l'ha raccontata prima, vorrei che il professore la ripetesse a tutti noi, è, professor Faina, i nostri bambini sempre meno abituati a fare quei movimenti anche selvaggi, chiamiamoli così, che invece appartenevano a generazioni passate, arrampicarsi sugli alberi, scavare fosse, fare cose, insomma, saltare la corda, mi diceva il professore. Che tipo di generazione futura stiamo crescendo? Io onestamente non lo so che tipo di generazione, forse siamo di fronte all'evoluzione della specie del tutto fisiologica e naturale, che ci porterà a una generazione fatta solo di soggetti con grandi mani e con grandi cervelli, perché l'unica cosa che faranno sarà lavorare al computer. Io mi auguro di no, mi auguro che a fronte di questa cosa piano piano ritorni la coscienza, non ai bambini. Nessun bambino sceglie di diventare obeso. Purtroppo glielo imponiamo, ma perché è così importante recuperare quei movimenti? È un po' come, vedete, per fare un parallelo che qui non c'entra niente, come molti medici infettivologi dicono che tenere il bambino sotto una campana di vetro danneggia il sistema immunitario, perché il sistema immunitario ha bisogno di entrare in contatto anche con microorganismi per formarsi. Ci sono due aspetti. Un aspetto è quello legato allo sviluppo del sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale sviluppa in maniera significativa fino a più o meno alla pubertà ed è un periodo nel quale il cervello è pronto ad acquisire informazioni di qualsiasi natura. Cioè, se io per fino a quell'età insegno al bambino a fare tante cose, tanti movimenti, questi rimarranno suo patrimonio anche per il futuro. Se io l'imprinting. Se io lo tengo in una cappa di vetro intesa come non fare questo, non fare quest'altro, poi avrò un uomo adulto che sarà incapace di fare sarà sicuramente uno sportivo. Oppure se lo fa, cioè fa un salto, si rompe un legamento. L'altro aspetto è invece legato agli aspetti più organici, l'ipocinesi, con tutte le conseguenze che questa comporta, prima fra tutte l'obesità, poi le malattie metaboliche, le malattie cardiovascolari. Ecco, se noi non insegniamo ai nostri bambini a essere animali attivi, esseri attivi, creiamo un imprinting metabolico, anche organico, funzionale, che comporterà poi da adulti una serie di una maggiore facilità a patologie o a disfunzioni, che sono quelle della famosa sindrome metabolica dal non muoverci. E si impara, cioè tutto si stabilisce da bambini. I bambini sono come una lavagna sui quali si possono scrivere cose belle o cose brutte, e dipende solo da noi. Grazie al professor Faina, che è venuto a trovarci qui ad Ippocrate, che dobbiamo chiudere. www.rainews24.it per poter rivedere questa ed altre puntate con la nostra piccola enciclopedia online, ippocrate@rai.it per poterci scrivere. Se volete, io vi aspetto il lunedì mattina su GR Parlamento alle 10.30 con articolo 32. Sabato prossimo qui su Rai News torna Ippocrate, il diritto alla salute. Ciao!